L'8 ottobre 1930, un'imponente formazione di aerei della Regia Aeronautica si appresta al decollo verso l'Albania. La destinazione in Albania è Tirana. La partenza avviene da San Vito dei Normanni, a nord di Brindisi, ex base dei dirigibili durante la Grande Guerra. La formazione punta su Otranto, attraversa lo stretto e si dirige verso Valona, dopo essersi ricompattata sul cielo di Durazzo. I veloci CR-20, infatti, avevano dovuto circuitare su Durazzo per una quindicina di minuti, in attesa dei più lenti bombardieri. Giunta a Tirana, prima di avviarsi all'atterraggio, la formazione fa un sorvolo sul campo a bassa quota, suscitando grande meraviglia. E probabilmente proprio questo era l'effetto che si intendeva suscitare. Occorre ricordare infatti che all'epoca l'aviazione italiana era la più grande forza aerea d'Europa, con oltre 1000 aeroplani. Il motivo ufficiale della missione, tuttavia, era quello di partecipare ad una manifestazione in onore del re albanese Zogu, in segno di amicizia da parte dell'Italia. Quel giorno in Albania era festa nazionale. Re Ahmed Zogu, nato nel 1895, quell'8 di ottobre compiva 35 anni. Pur essendo stato capo dell'esercito volontario albanese dalla parte austro-ungarica, dopo la Grande Guerra aveva preferito riavvicinarsi all'Italia. Peraltro, Re Zogu non era ancora sposato e la politica estera italiana meditava all'epoca di dargli in moglie una delle principesse reali italiane. Ai festeggiamenti in suo onore partecipano le principesse reali, sorelle del monarca, personalità militari e diplomatiche, ufficiali delle forze armate albanesi e, naturalmente, tanta gente. Sfilano le piccole italiane d'Albania. Seguono gli immancabili Balilla. L'Italia in quegli anni aveva compiuto una profonda penetrazione nella vita albanese, oltre che nelle sue forze armate. Gli ufficiali albanesi venivano a studiare in Italia e avevano l'obbligo di conoscere la lingua italiana. Le stesse scuole albanesi erano sotto l'influenza italiana e l'italiano era materia di diffuso insegnamento. Il re giunge sul campo di volo per passare in rassegna lo schieramento dei velivoli italiani. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Italia aveva siglato un patto di amicizia con l'Albania, impegnandosi ad appoggiare il sovrano. Già nel 1928, quando Re Zogu era stato incoronato, era stata inviata in Albania una delegazione di 300 militari italiani per addestrare le forze armate albanesi. Sulla base di questa politica di riavvicinamento, nel 1926 il nostro paese aveva concesso all'Albania anche un grosso prestito. Al termine della rassegna, il re lascia il campo. Il nostro stormo decolla il giorno seguente per fare ritorno a San Vito dei Normanni e riprendere le esercitazioni con le forze aeronavali nel canale di Otranto, interrotte per la manifestazione albanese. Di lì a qualche giorno però, e precisamente il 12 ottobre 1930, si inaugura nelle Puglie il nuovo grande aeroporto di Bari, sorto nel giro di pochi mesi. La distanza è breve.
Italo Balbo, ministro dell'aeronautica, ordina personalmente di partecipare alla manifestazione. A Bari è prevista una grande cerimonia inaugurale. Il nuovo aeroporto è stato intitolato a Umberto di Savoia. Oltre 30.000 persone sono accorse per assistere alla manifestazione aerea. Sul palco delle autorità il sottosegretario per l'aeronautica Raffaele Riccardi, in rappresentanza del ministro Balbo, il podestà e l'arcivescovo di Bari. Il programma prevede una nutrita manifestazione aerea. Un aviatore tedesco sale a bordo di un Clem 28 che si appresta a compiere la sua esibizione. Il pilota decolla, fa qualche passaggio sul campo, poi esegue un tonneau. Ed ecco che proprio nella fase del volo rovescio un paracadutista si lancia dal velivolo. La cosa per l'epoca era strabiliante. Ma c'è una sorpresa finale. Non si tratta infatti del solito spericolato in vena di prodezze, ma di una giovane paracadutista. In chiusura, una numerosa formazione di CR-20 stupisce il pubblico con una splendida esibizione dalla perfetta geometria di volo.